a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video Un video spesa, semplice. Eurospin e Lidl. Non ho comprato tanto, ma adesso vi faccio subito vedere quello che abbiamo preso. Come al solito, in fondo al video vi lascio lo scontrino, sia appunto a fine spesa Eurospin, sia a fine spesa Lidl. Così almeno potete vedere i prezzi. Allora, andiamo. Iniziamo dall'Eurospin. Ho preso 2 pacchi di fusilli da 1 chilo, 2 pacchi di sedanini, no, anzi, 4 pacchi di sedanini rigati e 4 pacchi di mezze penne. Poi 2 confezioni di cotto a dadini, questo qui senza glutine e senza lattosio. Se non sbaglio sono 8, ma non mi ricordo più, sono belle che è andata. Sì, 8 confezioni bottiglie di passata di pomodoro, 2 scatolette di pappa per il gatto, questo qui pesce, poi 2, questo qui selvaggina. Poi ho preso 8 confezioni di questi würstel senza glutine, questi qui col formaggio. Poi 2 confezioni di uova, queste qui, 10 uova medie da allevamento a terra. I pesti ne ho presi 2 perché stasera andremo appunto a fare la pasta col pesto e per loro ce l'avevo già. Tramezzini per Giorgia per quando si ferma a scuola che fa mensa, cioè che fa pranzo al sacco, tonno e maionese e cotto e maionese. Una busta di grana padano DOP, quello da 200 grammi. Poi una busta per noi di mix, questo qui di formaggi grattugiati della Land, che è da 500 grammi. Una busta di bietoline porzionate da 600 grammi. Un minestrone di questo qui da 1,5 kg. Una scatoletta di tonno di queste qui più grandi al naturale. E poi una confezione da 3. Quella che prendo sempre per 80 grammi e per finire 2 confezioni di sedani rigati. E con questo la spesa dell'Eurospin è finita e adesso vi lascio qui lo scontrino. Invece ho preso ancora meno che all'Eurospin e ho preso questi Choco Mousse à to go che sono praticamente simili ai B-Ready, ce ne sono dentro 7 e costavano se non sbaglio 0,99. Comunque vedrete poi dallo scontrino le crostatine all'albicocca e le crostatine al cacao. Poi ho preso i golosotti con cremoso ripieno alla nocciola. Questi cracker di sfoglia al formaggio che sono buonissime, sono treccine salate. E poi, sotto consiglio di mia sorella che era con me, ho preso questi 9 mini donut zucchero e cannella. Così domani mattina per colazione li assaggiamo. Invece a Gabriele andrò a fare una torta in tazza, visto che me la chiede sempre e non gliela faccio mai, poverino. E noi invece assaggiamo queste mini ciambelline. E basta, la spesa, anche quella del Lidl, è finita già, è tutta qui. Vi lascio lo scontrino e vi ricordo che ci vediamo domani sera alle 21 in live. Ciao!